Un centinaio di immigrati sbarcati nella notte sulle coste calabresi, questa volta però non da una carretta del mare. Gabriella Datri. Yacht di lusso al posto delle carrette del mare. Provano così a eludere i controlli i nuovi signori del traffico di immigrati. Ne hanno sbarcato un centinaio all'alba sulla spiaggia di Riace. Iracheni, afghani, turchi, tutti di etnia curda. Carabinieri e polizia li hanno rintracciati sulla statale 106. Tra di loro ci sono tante donne, tanti bambini. Stanno bene, tutto sommato, dopo 6 giorni di mare. Hanno trovato momentaneamente sistemazione in un edificio messo a disposizione dal comune di Camini. Solo per una donna incinta, per due bambini che non hanno ancora 2 anni, si è reso necessario il ricovero all'ospedale di Locri per un principio di disidratazione. Sono stati gli stessi clandestini a ricostruire tempi e modi del loro viaggio della speranza. Sono partiti dalla Turchia su una barca di lusso che si è fermata a 50 metri dalla costa calabrese. Uno degli scafisti ha raggiunto terra a nuoto e ha steso un cavo, grazie al quale ha poi effettuato il trasbordo con un gommone senza motore. Un giovane russo è stato fermato, forse un trafficante. Nel suo zaino sono stati trovati un binocolo e una decina di telefoni cellulari.